chiedo scusa per questo ritardo. Questo video dovevo fare ieri, ma anche molto prima, ok? Chiedo scusa, ma meglio tardi che mai. Buongiorno a tutti, benvenuti in questo mio nuovo video. Bella sta maglia di Capitan America, troppo bella. Il sito Pumbling è veramente bellissimo. No, non collaboro con loro, quindi non faccio niente di cosa, ma comunque collaboro col sito che calcio. Sito delle maglie da calcio, ovviamente, che io sono un grande appassionato di calcio, oltre che tifoso del Napoli. Sito in descrizione, come anche Instagram, codice PEP per ottenere il 15% di sconto, ordini superiori 79 euro, spedizione gratuita, e fino al 5 luglio c'è la promozione del paghi 2 prendi 3. Ok, questa è la promozione che hanno messo in atto questi qua di calcio fino dal 20 giugno al 5 luglio. Ma io sto surando con mano work, fanno cavare pazzo. Ma comunque, questo video, ovviamente iscrivetevi al canale, condividete, attivate la campanellina e tutto pure della pressa. Ovviamente io questo video lo so benissimo che lo dovevo fare sia ieri, perché io in questo video voglio trattare un argomento che andava trattato ieri, ma anche un argomento che andava trattato un paio di settimane fa, perché oggi parlerò del Milan. Quindi complimenti a coloro che hanno indovinato il Milan nel quiz che ho messo ieri su Instagram, e precisamente di Gianluigi Donnarumma, titolare della nazionale che sta facendo miracoli. Diciamo che nelle prime tre partite Donnarumma si è pigliato un caffè, si è fatto sonnellina, ha fatto un cazzo, quindi meglio per lui e meglio anche per noi, che poi, a proposito, piccola parentesi, l'Italia andrà a affrontare l'Austria venerdì, quindi un avversario abbastanza abbordabile, ma l'importante è non sottovalutarli. E dicevo, oggi si parla di Donnarumma e di Çalhanoğlu, entrambi in scadenza il 30 giugno di quest'anno, praticamente meno di un mese scade il contratto, e il Milan perderà entrambi a parametro zero. Allora, sono due AD completamente diversi, e praticamente Donnarumma ha chiesto un rinnovo da 10 milioni, il Milan ne aveva offerti tipo 7 milioni, ok? E non si è fatto niente, e quindi ciao, separazione consensuale, diciamo così. Mentre Çalhanoğlu, il Milan le aveva offerto un contratto, ha aspettato 3 mesi, Çalhanoğlu non si è fatta né vedere né sentire né niente, e ha lasciato il Milan con le pezze al culo. Ok, in sintesi, questi sono i rinnovi che non sono avvenuti. Per quanto riguarda Donnarumma, per me c'è solo un Amsic. C'è solo un Amsic sulla faccia della terra e tra i calciatori. E anche un Insigne. Neanche un Insigne. Perché cito questi due giocatori del Napoli? Perché entrambi avevano Raiola. Raiola li voleva mandare via da Napoli con offerte mostre. Vi ricordate Amsic? Lo voleva il City, lo voleva lo stesso Milan, lo voleva. Amsic ha detto sempre di no. Insigne lo ha mandato subito a fanculo tempo fa, vi ricordate? Ma proprio recente, nel recente passato. E praticamente non tutti sono come Amsic e Insigne, cioè loro, o meglio Insigne, prendiamo per esempio Insigne è tifoso del Napoli, ma lasciamo stare che chiederà l'aumento, è tutto meritato. Tutto meritato, assolutamente, tutto meritato. Quindi se Insigne andrà a chiedere 5 milioni, io glieli vado a dare, ok? Ma perché Insigne a 30 anni, in questi anni, ha dimostrato molto di più di Donnarumma, mentre Donnarumma, che chiede 10 milioni, perché? Mo, che razza di tifoso sei tu? Che poi bacia la maglia, fu burdel, contro il Napoli, siete una banda, fa tutto burdel, fa il finto, no, che deve far apparire quello che è, e alla fine si è comportato da uno che ha attaccato i soldi. Ma secondo me questa cosa gliel'ha attaccata Raiola, perché si sa, voglio Raiola, è furbo, è anche bravo nel suo lavoro, però gli ha messi in testa sto fatto dei soldi, e mo Donnarumma che il Milan, perché il Milan si è parato, ha detto così, Donnarumma tu non vuoi rinnovare, va a fare bocca, hanno via da Maignan, che ha avuto diversi clean sheet in Liga, è vero, Liga non è grandissimo campionato come tutti pensiamo, però Maignan è un ottimo sostituto,
Ok, tu vuoi fare il bambino che vuole i soldi? Vattene, te ne puoi andare. Va al PSG? Va al PSG, ma va a fare il secondo? E dubito. Tu, secondo me, Donnarumma al PSG si va solo a inguaiare. Raiola a questo ragazzo lo ha inguaiato. Vai a baciare la maglia, continua a baciare la maglia, continua a dichiararti tifoso del Milan, ma secondo me i milanisti non ti reputano più giustamente tifoso, perché li hai trattati una merda, li hai trattati come la banca. Cioè, come per dire, ah, tu vuoi che il resto a Milan me ne soldi. Ok? Riguardo a Çalhanoğlu, si è comportato di merda il turco. Che poi il turco in questo europeo, la Turchia è fuori, zero punti, ciaone. Ma il turco non ha fatto un cazzo. Non ha fatto un cazzo. E alcuni degli interisti che mo va all'Inter stanno imbiancando casa. Cioè Çalhanoğlu dovrebbe essere il sostituto di Eriksen, perché secondo una legge chi ha il pacemaker al cuore in Italia non può giocare, quindi Çalhanoğlu sarà il sostituto di Eriksen. Çalhanoğlu sostituto di Eriksen? Molti citano le statistiche, gol, assist. Ripeto la domanda, Çalhanoğlu tifoso di Eriksen? Cioè, se l'Inter voleva sostituire Eriksen e lo deve per forza di cose sostituire, va a prendere Luis Alberto. No, Çalhanoğlu a zero, tanto per risparmiare. Meno male che l'Inter e i cinesi te ne sordo. Meno male, hanno inviato uno a zero, 4 milioni e mezzo. Vabbè, perciò questi due si mettono a baciare la maglia e lasciano il Milan, ma neanche col culo scoperto, ma neanche, perché Milan in questa faccenda, ho messo un titolo provocatorio, ma perché, ma per me, il Milan ha cacciato il pallo, cioè non si è sottomesso alle minacce, mi viene da dire questo termine brutto, ma che nel calcio ci stanno purtroppo, alle minacce dei calciatori e dei procuratori. Quindi qua mi viene da dire complimenti a Milan, complimenti a Maldini, complimenti al presidente che non si sono abbassati a livello delle loro richieste. Cioè mi viene da dire che il Milan è stata la prima società che è andata incontro ai procuratori. Prima, diciamo anche De Laurentiis non è tanto amore d'accordo con i procuratori, ma comunque il Milan in questa faccenda, principalmente con Donnarumma che si credeva tifoso, uno che bacia la maglia e poi vuole 10 milioni, vabbè, e poi Çalhanoğlu che bacia la maglia che più che baciarla, ma mi metto le immagini di entrambi, più che baciarla mi pare che gli dà un mozzico, ma vabbè, invece di andare a cercarlo a Çalhanoğlu, cioè loro 3 mesi fa gli hanno offerto il rinnovo, hanno aspettato 3 mesi, mica sono andati a pregarlo, te lo vuoi? Va a fa un book, giusto così. Quindi complimenti a Mina. Fatemi sapere voi delle scelte di Donnarumma e di Çalhanoğlu, secondo voi come si sono comportati, secondo voi come Milan si è comportato. Forza Napoli, forza Italia, e ci vediamo al prossimo video. Chissà, magari parlerò di Gattuso, perché mo mi sto iniziando a leggere argomenti che mi sono perso in questi giorni, quindi chissà, magari vi propongo il video su Gattuso. Ciao a you, buona giornata.